Siamo con Luca Reghetti a circa mezz'ora dall'inizio della semifinale fra Lugano e Davos, la Coppa Spengler. Ma noi non vogliamo parlare di Coppa Spengler, sappiamo che Lugano, nonostante i tanti abbonati, ne vuole qualcuno in più. E quindi ha aperto ancora questa campagna abbonamenti che potrebbe essere utile in vista delle prossime 15 di regular season e speriamo tante di playoff. Sì, buonasera a tutti. Beh, innanzitutto grazie per questa intervista che ci permette di promuovere questa nostra azione. Come già la scorsa stagione, nel periodo di Natale, abbiamo deciso di promuovere ancora gli spazi che abbiamo per abbonamenti, sia nelle tribune sia nelle curve, in curva Nord e in curva San Salvatore, e quindi calcolando che siamo più o meno poco più di metà stagione, abbiamo messo in vendita questi mini abbonamenti o abbonamenti di Natale, come li abbiamo voluti chiamare, a un prezzo che è più o meno del 50% rispetto al prezzo pieno della stagione, che permetterà di assistere a tutte le partite ancora in programma di regular season e poi speriamo anche al numero maggiore possibile di partite di playoff. Lugano, se non sbaglio, ha più di 4.000 abbonati, se non sbaglio. Potremmo raggiungere magari le 5.000 unità, cioè, o sono troppo ottimista? Ma magari vincendo la Spengler potrebbe essere la rampa di lancio. Diciamo che ci vorrebbe proprio una spinta ancora forte, perché adesso abbiamo superato i 4.500 anche, però pensare di fare ancora altri 500 abbonati è dura, forse con una spinta emotiva molto forte potrebbe essere il caso, però comunque siamo molto soddisfatti perché comunque è una stagione da record per noi dal punto di vista degli abbonati. Sarebbe importante anche per i tifosi, per non dover fare la fila per andare a prendere i biglietti nei playoff, perché in questi playoff li facciamo sicuramente. Speriamo proprio di sì. Beh, questo è quello che dice Vero, perché poi quando arrivano i playoff quelli che non hanno l'abbonamento si lamentano per le colonne, perché devono venire a prendere in ufficio, perché su, perché giù. È chiaro che chi è a posto, chi si è messo a posto prima, poi ha la vita più facile, poi non rimangono tantissimi posti belli per i non abbonati, quindi questo sì può essere uno stimolo. Visto di posti belli, noi siamo qua proprio sopra ai parenti dei giocatori e quindi ci rifacciamo un po' gli occhi a vedere anche delle bellezze, quindi chiedo al nostro camera di riprendere anche le bellezze su qui sopra di noi, mentre i veri tifosi sono dall'altra parte, vero Luca? Sì, sappiamo che sono annunciati comunque 3 pullman anche questa sera, e non è evidente perché poi alla Spengler non si sa mai quando è la partita successiva, quindi anche per organizzarsi non è facile. Qui dietro di noi abbiamo i familiari, le compagne, le figlie. Ormai la Spengler è proprio un po' anche l'occasione di stare tutti insieme. Abbiamo più di 100 persone all'albergo, tra giocatori, staff, rispettive famiglie, poi magari alcuni giocatori portano anche il papà, la mamma, insomma sono state 5 giornate molto piacevoli. Vedere le partite qua sembra essere nell'NBA, lo spettacolo nello spettacolo, proprio c'è il divertimento, non c'è proprio quella cattiveria, quella della proprio fra tifoserie, c'è proprio il divertimento. Sì, hai completamente ragione, cioè proprio penso l'esempio, riferimento all'NBA, allo sport nordamericano, è vero, cioè c'è molto entusiasmo, c'è molto ambiente anche creato, se vogliamo così, a livello di animazione, con la mascotte, eccetera, e non c'è il tifo contro, non c'è il tifo contro. È vero che questa sera si affrontano due squadre svizzere che non sono molte amiche come tifoseria. Saranno a contatto perché non c'è separazione durante la Spengler, speriamo, ma sono anche convinto che non succederà nulla. L'unico puntino che magari ci lascia un attimino era questa Casa Lugano, che l'anno scorso era stata un'iniziativa bellissima fatta da voi, dove si è potuto passare delle belle serate insieme con tutti i tifosi, e quest'anno purtroppo non siete riusciti a farla. Sì, è stata una decisione presa a malincuore dal nostro settore marketing. La realtà è quella che a Davos gestiscono tutti loro, ovviamente perché i ricavi sono poi loro, e quindi per quanto riguarda la gastronomia, quello che si offre da mangiare e da bere, non c'è nessuna chance di portare qualcosa di proprio. L'anno scorso è vero, avevamo questo luogo comunque di ritrovo per i tifosi, però d'altra parte non ci sembrava una bella cosa avere questo luogo gestito da altri, dove si mangiano e si bevono cose che nulla hanno a che fare con Lugano e con il Ticino. Quindi è stata una valutazione che ha fatto il nostro settore marketing. E d'altronde sappiamo benissimo che la cucina italiana sicuramente è superiore. Sappiamo benissimo come in Italia si mangia meglio che magari in Svizzera interna. E quindi i cuochi
dopo me li portano via per l'anno prossimo, dove non ci sarà più il Lugano ma ci sarà la nazionale svizzera di hockey. Sì, ti dirò che l'anno scorso si mangiava un minestrone con dentro la pasta asciutta e un sacco di pomodoro e un carpaccio, definito carpaccio, che in realtà era la presaola con l'aceto. Quindi un po' anche per queste valutazioni. L'anno prossimo è vero, non ci sarà più una seconda squadra svizzera oltre a Davos, ci sarà la nazionale, questo per preparare poi i giochi olimpici. Poi nel futuro si vedrà. Spero che si torni a una seconda squadra svizzera, perché secondo me è un torneo per club, non per nazionali. E sarebbe bello magari ritornare a fare Città di Lugano, che una volta si è fatto per tanti anni, si portavano delle belle squadre a inizio stagione, e il pubblico non veniva tantissimo, però si vedeva del buon hockey. Beh, indubbiamente è una preparazione molto valida per il Lugano e anche per le squadre che vi partecipavano. L'onere organizzativo in un periodo dove l'hockey si interessa, ma fino a un certo punto era grande, anche l'interesse degli sponsor insomma è un po' venuto a cadere, non c'è copertura televisiva, insomma non è facile pensare di organizzare un torneo di alta qualità a fine agosto. Anche perché c'è di mezzo la Coppa Campioni e questo vi porta via tante squadre. È vero, in realtà le squadre che non partecipano alla Coppa Campioni fanno grosse difficoltà a organizzare anche delle partite amichevoli. L'anno prossimo la Coppa Campioni però sarà per un numero più ridotto di squadre, perché è cambiato il regolamento, quindi vedremo. Come ultima cosa, perché fra un po' comincia la partita, bella iniziativa anche del Lugano in collaborazione con i Rockets, al 15 se non sbaglio, fatto, se è 15 o 16 da domenica, c'è la possibilità per i tifosi del Lugano e dell'Ambrì per assistere gratuitamente a questa nuova realtà, per vedere i ragazzi di Cerenza come possono fare bene davanti magari tanto pubblico. E speriamo, appunto, i Ticino Rockets hanno deciso con Lugano e Ambrì di andare una volta a giocare a Lugano, poi prossimamente lo faranno anche ad Ambrì, e quindi ci sarà per tutti i detentori di un abbonamento dell'Hockey Club Lugano la possibilità, portando l'abbonamento, di assistere gratuitamente alla partita, e speriamo che ci sia una buona affluenza. Una domenica pomeriggio può essere l'occasione per scoprire una realtà molto interessante. Grazie Luca, e speriamo di vedere una bella partita e soprattutto di vedere il Lugano in finale domani a mezzogiorno. Grazie a voi come sempre, molto gentili, e che ci aiutate a promuovere il nostro hockey anche oltre frontiera. Buon anno a voi e a tutto il Lugano. Grazie, altrettanto.